Ben ritrovati amici, sapete già che volare sui cieli italiani si occupa di tutto ciò che vola, dall'aereo all'aquilone, dal deltaplano al jet supersonico. Il vostro amico Cerbero oggi sarà in Umbria, a Villanova di Marciano, dove si sono dati appuntamento molti dei più abili aeromodellisti italiani con i loro piccoli capolavori di tecnica e modellistica aeronautica. L'aviosuperficie allestita dagli amici del gruppo aeromodellistico sportivo perugino è senza dubbio una delle più belle e funzionali d'Europa. Il luogo dove è collocata sembra proprio fatto per volare con questi piccoli mezzi. Tra l'altro, qualcuno di questi aerei in miniatura, come vedrete, tanto piccolo non è e anzi può essere considerato un vero e proprio aereo, identico in ogni più piccolo particolare a quelli che ogni giorno volano sui nostri cieli. E allora seguitemi in questa e nella prossima puntata di Volare sui cieli italiani. Franco Carloncelli, presidente del GASP. Cos'è il GASP? È un gruppo aeromodellistico sportivo Perugia con sede in Villanova di Marciano. Questa è la nostra pista di volo e noi qui facciamo la nostra operazione. Questa è una pista in erba sintetica. Quindi la stessa che si mette nei campi sportivi? È la stessa uguale da noi, sì, precisamente. Io ho visto prima degli atterraggi di fortuna, aerei che hanno spanciato, che però sono rimasti intatti. Sono rimasti intatti grazie all'abilità del pilota. Ah, ecco. Naturalmente anche al campo del bosco, eccetera, che ammortizza molto i colpi. Qui sembra proprio il luogo ideale per volare con questi aeromodelli che poi rispondono alle stesse leggi aerodinamiche degli aerei a tutti. Allora, ti posso fare questo tipo di paragone. Quando vedete una cosa di questo genere, è un oggetto veramente di piccola massa, ingegneria di tutti i tipi, elettronica, tutto. Certo, tutto noi sappiamo dentro. Che a Sabaudia, prima della Seconda Guerra Mondiale, era stato allestito un centro sperimentale di volo dove tutti i modelli che sarebbero poi stati realizzati in scala naturale venivano prima testati in scala ridotta. Tutti gli aerei prima vengono fatti in piccole dimensioni e poi vengono messi a quello che è, a uno su uno, diciamo noi, cioè un centimetro corrisponde a un centimetro. Questa è a scala 1:5 ad esempio. Quindi 1:5 per un'apertura alare di 3 metri. Esatto. E quindi moltiplichiamo 3 metri per 5, sono 15 metri, esatto. Sul modello originale. Funziona in questa maniera. Senti, ci vuole una grande passione per profondere tutte queste energie, per fare ad esempio la pista, per organizzare questa bella manifestazione passione. Che avete fatto. Hai detto la parola giusta, passione, amicizia e fare le cose insieme. Luciano Zanchi, modellista super evoluto con un aereo che è un capolavoro della tecnica. Che aereo è? Questo è l'Aerofight, la riproduzione dell'Aerofight che abbiamo anche noi in base a Grosseto, in base all'aeronautica militare italiana. È un aereo a turbina? Turbina da 16 kg di spinta. È una mini turbina a due stadi a cherosene, a jet a 1. Quanto costa un aereo così? Non so se questo kit costa sulle 1.500, giù di lì, secondo poi come uno lo richiede, se
completo, certo. Se lo vernice da solo. E il motore? E il motore costa sulle 2500 euro. Certo, questo è un modello, diciamolo, da riservare a aeromodellisti molto molto esperti. Beh, diciamo che pilotare un modello così richiede delle esperienze, secondo me richiede delle trafile, dei passaggi, non è che si può arrivare subito a questi, anche per una tecnica di installazione, di preparazione del modello, perché bisogna un attimino metterlo a punto, conoscerlo, più si mette, certo, a punto, certo, più meglio, certo, si vola. Con che modello hai iniziato tu a volare? Con un'ala alta, un motore 3 cm e mezzo a scoppio. Tranquillamente, la voglia di volare era tanta e la voglia di provare. Poi da lì si sale. Federico Rossetti, questo meraviglioso aereo, aeromodello che però io definirei aereo a tutti gli effetti, a turbina, vogliamo dire aereo che funziona a kerosene, come, sì, come il Macchi. Ha esattamente una turbina come quelli veri, è un Air Macchi MB339, che è la versione PAN, ha lo stesso funzionamento di un jet vero. Infatti all'interno troviamo una turbina da attualmente 21 kg di spinta. Ha come quello vero il tubo di Pitot, che sarebbe, sì, un tubo che entrando, sì, l'aria misura la velocità in tempo reale e riporta i dati sulla radio. Che velocità? Le velocità all'aria variano dai 200 ai 250 massime. E quanto pesa? E ha un peso di 22 kg. Quindi è un oggetto che richiede particolari attenzioni, sì, perché essendo abbastanza grande richiede molti spazi molto grandi, sia, certo, in atterraggio che in decollo, ma anche durante il volo. Senti, è una scatola di montaggio oppure? Allora, è un kit che viene venduto solo l'esterno, sì, già verniciato, sì, per poi andare a costruire tutto l'interno con l'elettronica di conseguenza e anche le basette fatte in legno e come in questo caso anche il cockpit. Senti Federico, dicevamo una turbina kerosene come sul vero Air Macchi. Esattamente, infatti all'interno c'è un serbatoio in pressione, mandando in pressione il kerosene viene iniettato dentro la turbina che poi brucerà e farà uscire la propulsione. E dietro la turbina è piazzato un tubo dove scorre il liquido per il fumogeno. Infatti una volta che arriva a temperatura la turbina su all'incirca 560 gradi brucerà questo liquido che uscirà del fumo bianco dietro come nel vero. Certo, il principio della turbina, c'è un compressore anteriore che, sì, che comprime gas, sì, di combustione del kerosene che fanno uscire la propulsione. Quindi questo aereo ho visto in atterraggio anche le luci di navigazione, sì, come regolamentari. Quindi strobo. Luce di navigazione verde e bianche e davanti anche la luce del carrello atterraggio che una volta tirati giù i flap estesi si accenderà la luce di atterraggio come nel vero. Senti, ma le norme prescrivono le luci di atterraggio, credo, vero? Le, sì, luci in genere di navigazione. Sì, sarebbe meglio, cioè non lo prescrivono, però sarebbe meglio anche averle per un fattore per gli aerei, sì, veri di visibilità. Quanto costa un aereo così? Un aereo del genere siamo all'incirca sui 15.000 euro. Fai anche acrobazie con questo aereo, come, sì, come le fanno le stesse acrobazie della pattuglia, sì, la pattuglia acrobatica? Ci si prova a replicare le stesse che fa il solista delle frecce tricolori. Tu sei anche un appassionato di volo? Di volo, infatti ho appena conseguito il brevetto di volo, il PPL. Ah. Pilota privato e adesso vorrei dare anche gli esami per l'aeronautica militare.
Franco Fioretti, un aeromodello che forse è più giusto chiamare un aereo a tutti gli effetti. Beh, diciamo che a questi livelli sono veramente delle macchine. Sì. Che apertura alare ha? Questo è un 2,60 m di apertura alare, è costruito in vetro resina e carbonio. Motore? Monta un motore da 111 cm cubi, questo modello, bicilindrico, a benzina, miscela. Il motore ha una potenza che va intorno ai 12 cavalli, 13 cavalli di potenza. Quindi diciamo l'equivalente quasi di un ciclomotore... Sì, di un 125, praticamente uno scooter. Senti, ma ho visto che tu fai delle acrobazie veramente spericolate. Le leggi ENAC, l'organo che sovrintende al volo privato. Diciamo, sono stringenti? Purtroppo dall'anno scorso ci hanno comparato ai droni e per cui noi siamo stati molto penalizzati, perché il volo dell'aereo in realtà è a vista, quindi non ci possiamo allontanare più di 200 o 300 metri. Mentre il drone con il GPS incorporato può andare dove vuole per la distanza che gli permette le batterie. Certo, poi in genere non volate sopra le città. Esatto, o sopra le persone, esatto. Però avendoci comparato ai droni, noi siamo stati penalizzati come loro, ma abbiamo perso tantissimo. Ci abbiamo il nostro QR code, ci abbiamo il nostro patentino. Dire cos'è un QR code da porre sull'aereo, è la targa dell'aereo, classico codice, esatto, codice a barre che identifica il proprietario dell'aereo. Questo QR code viene apposto per legge su ogni piccolo mezzo che vola, quelli sotto 250 grammi, affinché in caso di incidente possa essere riconosciuto il responsabile, esatto. Perché io credo dei danni e se non dopo, se non c'è il QR code, se non c'è niente, il modello può essere chiunque. Giacomo Tomassini, anche tu con un aereo modello che non è un modello, è un aereo a tutti gli effetti. Sì, che aereo è? Questo è un Extra 330 SC della Pilot RC, la marca di modelli. Sono modelli in legno di apertura alare 2,60 m circa, con una potenza di un motore da 123 cc. Questa è una spinta diciamo di circa 18 kg. E il modello pesa solo 12, quindi il rapporto peso-potenza è molto elevato, diciamo. Più di 1 a 1. Chi l'ha costruito? Questo, allora, il modello è un kit, viene montato da noi, da me e mio padre, che mi ha attaccato questa passione degli aeromodelli. È tuo padre che l'ha costruito principalmente, tu lo fai volare. Io lo faccio volare, è un po' come la Ferrari, che c'è il meccanico e il pilota. Io lo faccio arrabbiare mentre costruisce. Visto che comunque lo ha costruito tuo padre, quanta paura c'è quando voli di fare qualche piccolo danno, qualche manovra sbagliata? Diciamo che una volta ho toccato il direzionale in un campo di grano, si è sbeccato un po' il direzionale, si è arrabbiato leggermente. Vabbè. Questi modelli hanno, per esempio, winglet, tutti piccoli particolari che li fanno non solo assomigliare, ma avere le stesse caratteristiche aerodinamiche degli aerei. Esattamente. In questo caso le winglet aiutano il modello a sostenere il volo a cortello, quando vola, diciamo, sostenuto dal direzionale, e molte figure aiutano.
questi sono modelli certo. Effettivamente anche difficile da manovrare. Sì, certo. Esattamente. Tu preferisci il motore a scoppio dal motore a turbina? Sì. Perché? Sì, sì. Perché forse la categoria, mi piace più questa categoria. E secondo me hanno come vantaggio che, essendo che hanno un'elica, riescono a uscire da qualsiasi figura in qualsiasi momento. Non hanno problemi a livello di riprese oppure di problemi, insomma, come una turbina che, non essendo che non ha l'elica davanti, non arriva subito l'aria sulle certo, superfici. Sulle quindi... superfici alari. Quante ore ti eserciti? Allora, realmente, diciamo, nel campo di volo facciamo 3 o 4 voli a settimana, il fine settimana, quando abbiamo tempo. E dove voli? Volo scusami? A Umbertide io, a Umbertide. Attualmente. Sono di Gubbio, ma volo... Ah, quindi c'è una nave a superficie sì, ad Umbertide. Adibita al volo di aeromodelli. E mentre settimanalmente ci alleniamo, cioè personalmente mi alleno con un simulatore di volo sul computer, che serve per affinare le tecniche, e, diciamo, è differente dal volo reale, però... Senti, il simulatore può inserire come dato sì. Il vento? Sì, 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 assolutamente, può essere inserita la velocità, la direzione. Quindi anche la casualità random del vento? Può essere utile magari perché spesso e volentieri nelle gare, se c'è vento, non è che non voli, devi volare, quindi è sempre bene essere pronti a qualsiasi evenienza. Parteciperai anche tu al campionato europeo? Sì, esattamente, insieme al mio compagno Mattia Zeni. Sì, in Francia? In Francia, sì, a Lione. Quindi quanti italiani ci saranno? Allora, ci sono all'incirca 5 piloti per ogni nazione. Siamo stati selezionati tra i piloti italiani. Tra i migliori piloti, sì, i migliori quindi. Piloti italiani e proviamo a prendere il miglior posto. Anche tu hai la passione del volo? Vero? Allora, non sono mai salito in un aeroplano, davvero? Vita mia, no, mai. Una delle fasi più critiche, come del resto negli aerei in scala 1-1, è l'atterraggio come anche il decollo. Sì. Questo in particolare è un aereo biciclo e quindi sì. Particolarmente difficile come atterraggio. Diciamo, dipende molto tu anche atterri da... poi, oltre che sulle due ruote anteriori, il rotino dietro sì. Deve essere perfettamente esattamente. Allineato. E diciamo che poi è anche una questione di abitudine, secondo me.
Non posso davvero fare a meno di staccare gli occhi da questi piccoli meravigliosi aerei ai quali i loro piloti fanno compiere traiettorie imprevedibili che nessun aereo con a bordo un uomo potrebbe fare. Sono davvero affascinato da queste macchine volanti, dai loro colori, dal suono dei loro motori e dall'abilità incredibile dei loro costruttori. Credo che per avvicinarsi al mondo dell'aeromodellismo non sia assolutamente indispensabile costruire uno di questi modelli così sofisticati, ma come vi mostrerò nella seconda parte di questa puntata, anche un modello di piccole dimensioni e di facile montaggio potrebbe dare ad un neofita grandi soddisfazioni e divertimento assicurato. E allora, se anche a voi sono piaciuti questi aeromodelli, vi aspetto per la seconda parte di questa puntata, sempre dall'aviosuperficie di Villanova di Marciano, su Volare sui cieli italiani.